Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video del canale. È da parecchio che non posto più un mazzettino di Magic e quindi oggi vediamo un po' di recuperare. E il deck che vi porto oggi è dedicato a Via Smasher con abbinato come partner il simpatico Thrasios. Chi gira da parecchio nel mondo di Commander sa che questo simpatico goblino è uno dei Commander più forti probabilmente del formato, si è buildato però con una build molto specifica, quindi parliamo di un mazzo con tantissimi instant, un botto di counter, un CMC sotto il 3, che va a interagire tanto con gli avversari, va a sparare costantemente i danni con il goblino e dà un fastidio tremendo a tutto il tavolo. Non volevo però buildarlo in questa maniera, il mazzo che vi porti oggi infatti è un deck che riesce chiaramente a vincere le sue partite perché ha molte carte forti, però ci impiega un po' di tempo in più perché vogliamo rampare, vogliamo avere un sacco di mana per castare le nostre carte grosse. Una volta che però siamo nella posizione di avere un botto di mana, il nostro riciclo e la possibilità di tirare spell enormi, la partita ce la portiamo sempre a casa, quindi è veramente molto solido nel fare questo anche in questa versione che non è proprio la CEDH mega competitiva. Il Via Smasher ci racconta che la prima magia che lanciamo in un turno va a fare in faccia come danno il costo convertito della magia a un avversario. Tiriamo il dado e spara il danno randomicamente. È un effetto veramente molto forte, il problema è che essendo randomico non sappiamo mai su chi andrà, quindi potrebbe andare sul giocatore che è messo peggio, che è già fuori dalla partita e non ha senso fargli danno, ma purtroppo glieli facciamo e ci dispiace parecchio, oppure qualche volta può effettivamente andare a beccare il tizio che vogliamo davvero menare. Thrasios è probabilmente l'MVP del mazzo, è un commander veramente sbroccatissimo questo coso, perché pagando 4, profetizzate 1, rivelate la prima carta del Grimorio, se una carta terra la mettete sul campo di battaglia tappata, altrimenti pescate una carta. Quando il mazzo entra, avremo quantità di mana assurde, oppure il suo effetto scontatissimo, tipo 1-2 mana, e lo potremo andare a spammare costantemente. Questo è un po' il senso del mazzo. So che l'intro è stata lunga, ma sarò molto rapido durante la dead tech. Quindi partiamo dalle creature per CMC e troviamo Cielo del Paradiso Ignobile, che sono semplicemente carte che tappiamo per darci mana. A CMC 2 troviamo Biomancer che sconterà Thrasios, Bloom Tender che è un'altra simpaticissima carta che dà un botto di mana, Adepta che ci fixa e il Dockside. So che a tanti questa cartina qua, l'Adepta, non piace, però è come giocare due Chromatic Lantern nel mazzo. E in un quadricolor che ha bisogno oltretutto di colori specifici per partire e per castare i suoi commander, è troppo utile. CMC 4, Crypt Ghast che va in combo con Urborg che giochiamo nelle terre e che tutti quelli che hanno nero giocano. Kes, Rashmi, Twilight Prophet e questo va a chiudere il nostro reparto di CMC 4. Sono tutte carte utilissime perché la Kes ci fa ricastare cose dal cimitero, questo ci raddoppia il mana. La Rashmi ha un effetto similare ad altre carte che vedremo anche dopo perché in pratica ci permette di castare cose gratis una volta che l'abbiamo messa sul tavolino, il senso è quello. E Twilight Prophet va ad aiutarci a barnare i nostri avversari e ci fa anche pescare. Quindi è una cartona immensa. Una Musa Semigena, una delle carte più utili di tutto il mazzettino perché va a stappare tutti i nostri permanenti, quindi stappa anche le terre, stappa gli artefatti che si tappano per mana. Ci dà quindi modo di castare le nostre spell in caso abbiano flash nel turno dell'avversario per sparare danni con Via Smasher, avere sempre il mana per i counter, oppure nella hand dell'avversario del caso semplicemente ci limiteremo a spammare l'effetto del nostro Thrasios 500 volte. Le ultime due creature sono Kerv e Antico Germoglio. Antico Germoglio va a triplicare il nostro mana e Kerv racconta all'avversario che tutte le volte che casta qualcosa si va a pigliare in faccia il suo costo convertito. E chiaramente lui in combo con Via Smasher, quando abbiamo anche già sparato qualche dannetto in giro, è parecchio opprimente. Per le stregonerie, reparto ramp con Confine del Kodama, coltivare, vegetazione esplosiva, crescita inarrestabile, Lungo Sguardo e From the Ashes. È un repartino ok, non sono né troppo poche né troppe, perché comunque quando tutto va bene abbiamo anche la possibilità di rampare con Thrasios, come vi ho detto anche prima, però sono carte che ci aiutano ad arrivare al nostro game state preferito, che è, ripeto, il momento in cui abbiamo 6.000 terre da poter utilizzare. Poi un'altra cosa che ho incluso dentro il mazzo sono i turni extra. I turni extra non abbiamo modo di capitalizzarci tantissimo perché non li possiamo riciclare all'infinito o non abbiamo delle combo che ce ne fanno fare 47 uno dopo l'altro, però se li pensate come semplicemente carte che tiriamo quando c'è Via Smasher sul tavolo, vanno a fare parecchi danni perché costano abbastanza in mana e ci danno un altro turno da giocare dopo, sono sempre carte ottime, sono dei buoni filler per il mazzo secondo me. Io gioco Violazione Temporale che la possiamo pagare scontata e se c'è Via Smasher sul tavolino va a infliggere la bellezza di 11 danni in gola a qualcuno. Distorsione Temporale, Aeons, Scissione Temporale di Karn
e dominio temporale. Ho deciso di giocarne solamente 5 per quanto riguarda il discorso turni extra. Potreste pure pensare di arrivare a 6 o 7, però 5 vi bastano e vi avanzano. Alcune di queste, oltretutto, non si esiliano neanche quando le tirate, quindi avete modo di riciclarle con alcune carte che vi ho già fatto vedere e che vedremo anche dopo. Stregonerie, partiamo da quelle un po' più interessanti che funzionano da finisher con Dissanguare, Hellfire e Ricchezza Scellerata. Sono carte che vi fanno pagare X più il loro costo colorato che vi indicano e fanno dei devasti, perché Dissanguare va a far perdere ogni avversario X punti vita e vi andate a curare di quanto danno avete fatto. Hellfire penso la conosciate tutti, ma la potete ripetere X volte per andare a devastare il campo e la mano dei vostri avversari oppure farli perdere se sono bassi. E Ricchezza Scellerata, avete modo di tirarla magari per un 10, 12 o anche di più. Esiliate X carte del grimorio di un avversario e le potete andare a castare. Le altre stregonerie sono Secret Restoration, vi dà mano infinita, vi fa pescare un botto e se non vi serve, al peggio diventa un'isola. Visione Vulcanica, ricicla le nostre carte migliori e fa anche danno. Richiesta Oscura è un tutor che costa un botto di mana, ma vi ridà anche qualche cosina. Garruk Wake, l'unico borrowhack che ho deciso di giocare, perché comunque potreste mettere qua dentro anche Blasphemous, ma andare a rompere anche la vostra board è un suicidio. Perché poi se i vostri commander iniziano a costare troppo non la vincete più. E Jeskai's Wheel, che è chiaramente una carta immensa, abbiamo il posto per giocarla, quindi perché no? Gli Enchant con due carte che ci fanno pescare se le andiamo ad appiccicare su Tobias Masher, Curiosità e Keen Sense, zona di addestramento che va a scontare ancora di più il nostro Thrasios, Propaganda e Dissipation Field sono qua solo per evitare che i nostri avversari ci prendano troppo forte a schiaffi. La Reclamation, anche questa molto carina, non è forte come la Musa, però ci aiuta. Leyline, possiamo castare tutto come se avesse flash. Gioco anche il planetario qua dentro che fa praticamente la stessa cosa. È un altro modo di sparare danni nel turno dell'avversario, anche se non abbiamo instant. Riflesso di ferita che raddoppia il danno fatto ai nostri avversari. Evocazione della Fenice Solare ci farà castare un botto di roba gratis dalla cima del nostro mazzo. Mind Dilation, che è una carta vinci di più immensa, e se non vi piace potete anche toglierla per giocare altro, ma il concept di questa carta a me piace un botto. Giocare con la roba degli avversari è sempre fantastico. Rinascita di Zendikar ci aiuterà a raddoppiare il nostro mana. Artefatti, Anello Solare, Divine Top, Vessel, Arcane Signet, Lightning Greaves, che è qua solo per andare ad attaccare queste cose a Via Smasher in modo che non muoia da remover singolo, Strionic Resonator, Lanterna Cromatica per fixare in mana, Cuor Pietra sconterà ancora di più l'abilità di Thrasios e infine il planetario che, come vi ho già detto prima, è praticamente la ley line. Gli instant con Noxious Revival e Swan Song per quanto riguarda il CMC1, Revival immensa, veramente carta gigantissima col fatto che abbiamo un controllo incredibile delle carte che ci salgono in mano, possiamo andare a riciclare le cartine che ci fanno fare turni extra o roba che tirata quando abbiamo Via Smasher va a fare tanta bua agli avversari. Come CMC2 troviamo Mana Drain, Heroic Intervention, Assassin's Trophy, Cyclonic Rift e Counterspell. CMC3, Bestia Interiore e Force of Negation. E terminiamo con la Curtain, che tireremo sempre scontata perché questa costa meno a seconda di quanti avversari abbiamo. E la Wingreese è una carta che sì, costa un botto a mana, però ci permette di outare praticamente quello che ci dà più fastidio sul tavolo di tutti. Ed è anche un istantaneo. Andiamo quindi alle terre, che è il reparto forse meno interessante. Cominciamo dalle terre base, dove abbiamo due montagne, due paludi, sette foreste e nove isole. E poi abbiamo le terre chiaramente speciali, quindi Bojuka Bog, Boseju, Command Tower, Necropoli, Bivacco, Opulent Palace, Torre del Reliquario, Territori Selvaggi, la Urborg, Xandar Lounge, Evolving e Terramorphic, la Yavin Maya, City of Brass e lo Zyatora Proving Ground. Chiaramente, come al solito nelle liste che vi porto, il reparto delle lande può essere migliorato. Io ho deciso di giocare le terre triple, anche quelle che entrano tappate, perché comunque vi serve la consistenza con questo mazzo. Non importa se le terre entrano tappate, ma vi serve di avere più colori disponibili perché abbiamo un mazzo coloratissimo. E comunque già di suo il deck gioca un pelino lento. Non è la versione super rapida, ci mettiamo un po' ad arrivare dove vogliamo, non è un problema fare entrare una terra tappata. Ho preferito questo setup qua piuttosto che giocare un sacco di Doubleland, che sì, qualche volta possono entrare stappe, ma non vi danno la stessa copertura in colori. Per chi è arrivato fino in fondo, possiamo anche parlare di alcune carte che alla fine ho cattato da qua dentro. Come ho già detto anche inizio video, questo mazzo ce l'ho da una vita, ho provato svariate build e
svariate, diciamo, linee di gioco per arrivare dove sono arrivato con la lista di oggi. Una cosa che avevo incluso qua dentro era il discorso delle copie, quindi avevo Spark Double e tutti i Sakashima per copiarmi il Via Smasher, però alla fine è un'idea che ho dovuto tagliare per il semplice fatto che appena voi vi copiate una, anche solo una volta il Via Smasher, quindi ne avete due che sparano a dare in tutti i turni, diventate il nemico pubblico di tutto il tavolino e diventa invivibile. Questo mazzo non ce la fa resistere quando viene focussato da tutti e quindi è molto meglio essere abbastanza imboscati nei primi turni di partita, stare bassi bassi, andare a interagire con qualcuno proprio se serve e quindi tirare una counter o qualche cos'altro solo per salvare tutto il tavolo e quindi indebitarsi tutti oppure levare una potenziale wincon che vi farebbe perdere sul momento. Diversamente nei primi turni questo mazzo va giocato molto d'erbivoro, abbiamo bisogno solo di rampare e di rimediare le risorse per quando effettivamente abbiamo un macello di mana. Una grande debolezza di questo deck col fatto che giochiamo davvero poche creature è il perdere da mazzi che vi costringono a sacrificare per forza cose e non c'è un modo di tamponare questo problema perché se cominciate a mettere qua dentro le carte che generano tokenini, quindi che ne so, la Driade, gli Ampiromancer o cose che comunque li vanno a generare passivamente, andate a perdere comunque in slot di carte che vi fanno rampare, di carte che fanno danni, removal, counter e similari. E non ne vale mai la pena. Se beccate il mazzo Sacrifice, è molto difficile. E purtroppo, come vi ho già detto, non ci sono delle reali contromisure. A meno che non riusciate a counterargli le cose, perdete. Ve la dico dritta com'è. Però è l'unico reale hard counter di questo mazzo. Detto questo, ragazzi, come sempre, troverete qua sotto la lista completa del deck. Se vi va e avete voglia di lasciare un feedback o di consigliare qualche carta, sentitevi liberi di farlo, anche perché se ci sono modi di migliorare il deck, ben venga. E noi ci becchiamo molto presto in un nuovo video dedicato a Magic. Ciao ciao!